Non voglio rubare troppi secondi già a questo video perché è già molto lungo, mi rendo conto, però secondo me ne vale la pena, ne vale la pena e volevo condividerlo con voi. È circa un anno che io e mio zio sulla sedia a rotelle abbiamo conosciuto questa persona bravissima che si occupa di lui adesso e è Giorgio ed è boliviano. È un posto veramente che mi affascina un sacco, non solo per il clima, l'ambiente, ma soprattutto per le persone, perché le vedi altre persone. Cioè, se fossimo veramente tutti come gli abitanti del Sud America, secondo me sarebbe un mondo più pacifico e civile. Non so spiegarvelo, vi lascio al video e spero apprezziate perché appunto volevo farvelo conoscere. E vi lascio a Giorgio. Io mi chiamo Giorgio e in italiano e in spagnolo Jorge Vita Roger, che è il mio cognome. Sono nato a Bolivia, ho 35 anni e sto 10 anni qua in Italia. Dieci anni sto qua, come vi ho detto, sono venuto qua per aiutare la mia famiglia che ha bisogno, e poi anche per me stesso, perché nella vita bisogna andare avanti con il lavoro. Siccome in Bolivia, in Sud America non c'è tanto lavoro, è poco, quindi ho avuto l'opportunità mediante il mio fratello per venire qua in Italia e quindi ne sto approfittando fino adesso e mi trovo bene. Il motivo era sempre quello, no? La crisi che sta in Bolivia, che è difficile trovare i lavori, è difficile mantenersi a uno stesso, quindi siccome io ho avuto questa opportunità per venire qua in Italia, l'ho approfittato. È così. La mia città si chiama Oruro, si trova nell'altopiano, nelle montagne, dove fa molto freddo. Siamo più o meno a 4700 a livello del mare. Sì, fa freddo. Sono sincero, mi sono abituato al caldo, perché già quando fa freddo ormai già non soffro, diciamo, perché mi manca, diciamo, l'aria calda, e poi mi ammalo. Sì, c'ho il mio fratello maggiore, che grazie a lui sono venuto qua in Italia. Lui ha 41 anni, 41, e di professione è un sacerdote, un prete. All'inizio, come tutti, abbiamo passato momenti neri, poi mi è entrato un po' di solitudine perché non ce l'avevo nessuno, volevo ai miei amici, volevo sentire anche a mia madre, a tutta la mia famiglia. E poi piano piano mi sono ripreso grazie a uno stesso. Io penso che l'ho visto di questa maniera. Uno bisogna amare, a qualcuno, a qualsiasi, sia una famiglia, la moglie, il marito, e poi quello ti tira su, quello ti tira avanti. Quindi all'inizio io ero un po' così depresso, non ce l'avevo nessuno, però piano piano ho conosciuto lì amici, ho trovato i lavori, ho cominciato a suonare con questi strumenti, quindi piano piano mi sono rilassato, ho imparato che la vita è, diciamo, anche una guerra, perché bisogna lottare. Ci sono delle piccole battaglie quando si perde, voglio dire, quando ci sarà un litigio con qualcuno, i problemi, poi però si perde, però la guerra continua, e per me è così, quindi bisogna tirare avanti con la vita. La differenza c'è tanta, perché
il modo di vivere è diverso, molto diverso. Il mangiare, la lingua, tutto quanto, anche il modo di crescere nella terra stessa è molto diverso. Però piano piano uno si abitua a conoscere altri paesi, che è molto importante, perché così uno conosce la vita, è così. E quindi è questa la differenza tra la mia terra e l'Italia, c'è tanto. Qua ad esempio in Italia c'è la tecnologia che è tanto avanzata, dove c'è ad esempio la metro, la metropolitana che nel mio paese non c'è, è una cosa straordinaria. E quindi per noi è una novità, e quindi è questa la differenza, no? Che qua c'è tanta tecnologia e poi in Bolivia poco. Però si sta meglio, secondo me. Per questo noi amiamo la natura, perché noi siamo più, diciamo, più calmi, perché noi amiamo il suono della pioggia. Per questo noi abbiamo questi strumenti, ad esempio, che trasmettono il suono del vento, e quindi di questi strumenti nascono le melodie che noi facciamo. Ad esempio una canzone famosissima, c'è il Condor Passa, che lo hanno suonato tanti musicisti andini, e quindi di là inizia, no? la melodia, la musica andina, quasi tutto, sì. Io adesso recentemente sto iniziando da 2 anni fa, recentemente, prima suonavo con un gruppo di musicisti peruviani, ero con loro 4 anni, poi mi sono un po' dedicato a lavorare come badante per qualche anno, poi recentemente ho preso l'iniziativa di andare a una strada da solo, sto provando pure, vedo come mi va. C'ho tante cose da fare, ad esempio più avanti o al prossimo anno voglio fare un concerto grande, speriamo che Dio vuole. Niente, voglio cominciare a fare questo, però un po' l'iniziativa da solo sempre. Sì, però pure io ho questa aspirazione di andare un po' a oltre, arrivare un po' di più, anche forse a fare grandi cose, certo. Anche aiutare a tante persone, vorrei, io ho questo pensiero positivo e spero arrivare. Ci fai sentire qualcosa? Certo, sì.